Ragazzi, buongiorno e bentornati alla mia rubrica dedicata alle pillole di alimentazione. Oggi volevo andare a rispondere ad alcuni ragazzi che mi hanno chiesto effettivamente quali potrebbero essere i problemi del fatto che, nonostante loro siano a dieta, non riescano a calare di peso. Stanno mangiando bene, stanno facendo tutto quello che è consigliato dalla buona alimentazione, hanno incominciato anche a muoversi, però mi stanno dicendo: guarda, però non riesco a capire come mai il peso non si sblocca, sono sempre stabile allo stesso peso da quando ho iniziato. Beh, così al volo quello che mi verrebbe in mente da pensare è cosa potrebbe essere, che effettivamente noi sappiamo perché per andare a creare un dimagrimento dobbiamo andare a creare un deficit negativo tra le calorie che introduciamo e quelle che consumiamo, no? Quindi magari nonostante voi state mangiando cibi tutto corretto, però effettivamente questo bilancio non è negativo, ma magari è stabile o perché no, magari persino positivo, allora notate che il vostro peso non cala. Quindi potete fare che cosa? Se questo può essere il problema, nulla vieta di abbassare ancora un pochettino la vostra alimentazione e vedere quello che succede dopo che avete provato ad attuare questa modifica. Un altro motivo che però potrebbe esserci, che mi può venire in mente, che effettivamente se state incominciando una dieta, state iniziando a mangiare bene, vi state iniziando a muovere e notate che il vostro peso non cala, magari noi non dimentichiamoci che effettivamente quando noi creiamo queste situazioni che per il nostro corpo vengono viste come momenti di carestia, il nostro corpo combatte queste forme di diete, questi momenti di carestia, andando a creare tutti degli adattamenti metabolici, endocrini, ormonali per far fronte a questa carestia e permetterci di mantenere comunque il peso stabile. Questo per quale motivo? Perché non dimentichiamoci che noi siamo ancora tarati da un punto di vista di geni come l'uomo del paleolitico, quindi il nostro corpo non sa che ci stiamo mettendo a dieta perché dobbiamo indossare due taglie in meno di pantaloni o rientrare nel nostro peso forma oppure avere gli addominali scolpiti. Lui non lo sa questo, non sa quello che stiamo facendo, recepisce degli stimoli, in questo caso meno calorie, risponde con una situazione di allerta, di allarme, dice: attenzione, l'organismo sta introducendo meno calorie, quindi lui crea degli adattamenti per far fronte a questa riduzione di calorica e comunque sopravvivere, perché non dimentichiamoci che nel passato periodi lunghi di carestie portavano comunque alla morte. Quindi il nostro corpo è tarato per difendersi dai momenti di dieta. Questo succede soprattutto a quelle persone che si mettono più volte in dieta nella loro vita, perché il nostro corpo è molto furbo. Magari noi ci mettiamo per la prima volta a dieta, no? Creiamo comunque questo deficit calorico, il nostro corpo magari un paio di giorni rimane lì, poi capisce che c'è il deficit e incomincia a calare di peso. Però il nostro soggetto che si è messo a dieta, dopo 6 mesi interrompe la dieta, per un annetto incomincia di nuovo a mangiare tutte le schifezze, il suo peso risale ovviamente, e allora il nostro soggetto decide nuovamente di mettersi a dieta. Però di cosa si accorge questo soggetto? Che nonostante decida di fare la stessa dieta che aveva fatto un anno prima, si accorge che mettendo in atto questa dieta non funziona più come un anno prima. Vi è mai capitato questo? Magari avete fatto 3 anni addietro una dieta, avete poi dopo questi 3 anni smesso la dieta, siete saliti di nuovo di peso, dite: beh, quella volta là ho fatto la dieta e sono dimagrito subito. Provate nuovamente a mettervi in dieta e vi accorgete che quello che aveva funzionato qualche anno prima ora non funziona più, nonostante abbiate creato il vostro deficit calorico, perché avete fatto tutti i vostri bravi calcolini e avete visto che siete in deficit calorico. Allora lì attenzione, il nostro corpo lo freghiamo una volta, lo possiamo rifregare anche altre volte, però è furbo, quindi se notate che state facendo tutto in maniera corretta, avete creato il deficit calorico, vi siete comunque messi in movimento, a parer mio l'unica cosa che dovete fare è temporeggiare ancora un attimino. Concentratevi sulla dieta, concentratevi sul mantenerla per un periodo lungo e se questa alimentazione è stata fatta da un buon nutrizionista, tutti i macronutrienti necessari a far fronte alle vostre esigenze, io sono sicuro che è solo una questione di tempo. A un certo punto il corpo si sblocca e incomincerete nuovamente a dimagrire. La morale della favola
qual è? Che effettivamente mettersi a dieta per un breve periodo, poi ritornare a mangiare tutti i cibi spazzatura, rimettersi a dieta, di nuovo cibi spazzatura, non fate nient'altro che creare una situazione di yo-yo del vostro peso. Ogni volta il peso tende a salire leggermente di più, ogni volta avrete più difficoltà ad ingannare con l'alimentazione il vostro organismo, quindi ogni volta le diete che andrete a fare avranno più difficoltà a portarvi determinati risultati, perché ogni volta durante questi periodi di diete perdete sia muscoli che grasso, ma quando risalite principalmente aumentate la componente grassa. Ogni volta che attuate questa situazione di yo-yo andate effettivamente a danneggiare il vostro organismo sotto tantissimi aspetti. Il consiglio è quello di trovare una dieta che sia sostenibile per voi, il consiglio è quello di andare a trovare un obiettivo anch'esso sostenibile da mantenere, quindi non delle situazioni troppo estremizzate, e far sì che questa alimentazione e questo vostro obiettivo raggiunto possa essere un qualcosa da mantenere nel tempo. Allora lì sì che riuscirete a trovare il vostro, a centrare il vostro obiettivo e far sì che questi risultati siano duraturi, ma soprattutto far sì che l'alimentazione, la sana alimentazione che state facendo, possa dare al vostro organismo il benessere che state ricercando. Io spero anche oggi di avervi dato qualche consiglio utile per i vostri allenamenti e per la vostra dieta, ma come detto sempre e lo dirò sempre, quando incominciate una dieta, se siete agli inizi, se non l'avete mai fatta, se non masticate la materia, cercate un buon dietologo che vi possa supportare nel vostro percorso alimentare. Questa è senza ombra di dubbio la soluzione migliore. Ci si vede prossimamente sempre qua sul mio canale Umberto Miletto. Ciao ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!